Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore mio e Dio mio, desidero offrirti questo mio tempo. Dona tranquillità al mio cuore. Aiutami ad abbandonarmi interamente. Non permettere che alcuna mia parola sia detta a vuoto. Ognuna sia un passo in più per avvicinarmi a te. Illumina la mia mente e apri il mio cuore affinché la tua parola cresca nel mio cuore come è cresciuta nel purissimo seno della Vergine. Aiutami perché anch'io mi metta a tua disposizione come fedele servitore. Credo in te, Padre, nel tuo Figlio e nello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, Regina della pace. Prega per noi. La risurrezione di Gesù. Gesù, ti contempliamo risorto da morte. Donaci per intercessione di Maria di vivere una vita nuova nell'amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Regina della pace, prega per noi. La grazia del mistero della risurrezione discenda nelle nostre anime e le renda davvero capaci di vivere una vita nuova. Mistero, l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù, ti contempliamo mentre ascendi al cielo. Donaci per intercessione di Maria la speranza nella vita che non avrà mai fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia, Regina della Pace. Prega per noi. La grazia del mistero dell'ascensione di Gesù Cristo discenda nelle nostre anime e le renda veramente degne del cielo. Mistero, la discesa dello Spirito Santo. Gesù, ti contempliamo mentre invida al cielo lo Spirito sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Donaci per intercessione di Maria di testimoniarti nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, perché noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia, Regina della Pace. Prega per noi. La grazia del mistero della Pentecoste discenda nelle nostre anime e le renda veramente capaci di testimoniare la fede. Mistero, l'assunzione di Maria al cielo. Gesù, ti contempliamo con Maria assunta nella gloria del cielo. Donaci per sua intercessione di abitare un giorno con lei e condividere la tua gloria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Regina della pace, prega per noi. La grazia dei misteri dell'Immacolata Concezione e dell'Assunzione discenda nelle nostre anime e le renda veramente devote di Maria. Mistero, l'incoronazione di Maria Vergine. Gesù, ti contempliamo mentre incoroni di gloria la madre tua. Donaci per sua intercessione di essere fedeli per prendere parte alla gioia del tuo regno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia, Regina della Pace. Prega per noi. La grazia dei misteri dell'incoronazione di Maria discenda nelle nostre anime e le renda veramente proiettate nel regno di Dio. Salve Regina. Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve, a te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Posso dunque la bocca la nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o Dio, Dolce Vergine Maria.
albero della vita che ti innalzi come un vessillo, tu guidaci verso la vera, o segno potente di grazia. Santo sia con tutti voi e con il tuo spirito. In questo giorno di festa in onore di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, celebriamo ancora a distanza ma spiritualmente presenti, uniti, ristretti, celebriamo il mistero pasquale, quel mistero che San Giuseppe ha vissuto anche se non direttamente nell'esperienza del sacrificio di Cristo in croce, ma ha vissuto però in diverse tappe della sua vita. Il mistero cioè della sofferenza, della prova, del buio e poi finalmente della luce, della vita nuova. È quello che noi stiamo vivendo in questi giorni, il momento del buio, della prova, dell'incertezza, del quando finirà, ma sicuramente nella fede, con sicurezza, diciamo, finirà, Signore, siamo certi. E per questo allora ci vogliamo con piena fede e mettere alla presenza del Signore. Siamo certi che Lui farà finire questo momento della prova, Lui ci tirerà fuori. E invochiamo anche l'intercessione proprio di San Giuseppe, che è stato costituito da Dio custode di suo figlio, della Sacra Famiglia. Prenda adesso a custodia tutta l'umanità. Questo celebriamo questa Eucaristia e eleviamo la nostra preghiera anche all'intercessione di San Giuseppe. Per essere degni di essere esauditi, invochiamo la misericordia di Dio. Signore vero corpo, Thank you.
segno della gloria futura. Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Per il nostro vescovo che porta
santo questo nome. E poi ancora raccomandiamo e mettiamo davanti al Signore tutti coloro che a causa di questa epidemia sono tribolati, tutti i defunti, abbiamo visto anche le immagini delle tante bare, anche qui in Italia, a Bergamo, che testimoniano il dramma che si sta vivendo. O Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo: in eterno durerà la sua discendenza. In eterno durerà la sua discendenza. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. In eterno durerà la sua discendenza. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. In eterno durerà la sua discendenza. Egli mi invocherà: tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. In eterno durerà la sua discendenza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi, come sta scritto: ti ho costituito padre di molti popoli, davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza,
e così divenne padre di molti popoli. Come gli era stato detto, così sarà la tua discendenza. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Canto al Vangelo. Senza fine canta le tue lodi. Di Maria, dal quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre, Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Lode a te, o Cristo, re dell'eterna gloria, lode gloria a te. Anche questa sera vogliamo cogliere in questa festa di San Giuseppe qualche motivo che ci sia di incoraggiamento, sostegno in questo tempo che stiamo vivendo di prova. E voglio allora richiamare la vostra attenzione solo su una frase delle tre letture, che poi vedremo attraverso questa frase, che sono tutte e tre molto, formano un tutt'uno, molto unite. L'angelo si rivolge a Giuseppe, abbiamo sentito, mentre stava riposando in sogno, e gli dice: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Giuseppe, figlio di Davide. Ecco, Giuseppe viene chiamato con questo
appellativo. Di per sé Giuseppe era figlio di Giacobbe, ci diceva proprio la prima battuta del Vangelo di oggi. Giacobbe generò Giuseppe, chiaramente non Giacobbe il patriarca. Il padre di Giuseppe si chiamava Giacobbe e Giuseppe è figlio di Giacobbe. Perché l'angelo lo chiama Giuseppe, figlio di Davide? Perché la discendenza, l'albero genealogico, noi diremmo oggi, di Giuseppe porta Davide. Giuseppe è un discendente del grande re Davide, quello di cui abbiamo sentito la prima lettura oggi, quello a cui Dio, attraverso le parole del profeta Natan, promette: darò a te una discendenza che sarà stabile, da te uscirà colui che regnerà per sempre. Giuseppe è colui che innesta Gesù nella dinastia di Davide, del grande re Davide. Attraverso Giuseppe si realizza la promessa che Dio ha fatto a Davide e che aveva fatto 900 e rotti anni prima. Capiamo bene come Dio porta avanti questa storia. Quella promessa fatta allora la realizza, e la realizza grazie a Giuseppe, che è sposo di Maria. Non temere di prendere con te Maria, tua sposa, anche se colui che è generato non è generato direttamente da te, ma tu sei suo sposo e di Gesù sarai padre, putativo noi diciamo, ma sarai il padre affidato a Gesù, a Giuseppe, Gesù il bambino. Ecco allora come Dio porta avanti la storia, non gli sfugge dalle mani la storia. E questo è importante che anche noi ce lo ricordiamo oggi più che mai, ma poi sempre, e oggi lo impariamo. A Dio non sfugge la storia, gli eventi, i cambiamenti, le trasformazioni, le epidemie dalle mani di Dio. E questo ci dà serenità anche se siamo nella prova, perché sappiamo con certezza che anche questa epidemia è nelle mani di Dio, non che lui la vuole, l'ha causata, non possiamo dire questo, però è nelle mani di Dio, e quindi siamo certi che Dio farà sì che non diventi motivo di distruzione dell'umanità, ma di crescita dell'umanità. Anche l'epidemia, ecco, questo ci permette di avere quella fiducia e quindi di sentire rivolto anche a noi quella parolina che l'angelo dice a Giuseppe: non temere. Giuseppe, ricordiamo che ero in un momento di prova drammatico. È vero, non c'era l'epidemia per lui in quel momento, ma tutto il mondo era crollato in quel momento per lui, di fronte all'evento della gravidanza della sua futura sposa. Tutto il mondo gli era crollato addosso, vedendo che Maria era incinta, e non riusciva a capire perché. Per cui tutto quello che lui aveva pensato con Maria di fare era andato in crisi. E l'angelo dice: non temere, non temere. Questa parola la dice anche a noi, la dice oggi, e diventa particolarmente significativa oggi. Non temiamo di fronte a questa prova, non siamo abbandonati a noi stessi, alla deriva. Dio ci accompagna, e allora proprio per questo siamo chiamati a tira fuori quello che poi era l'oggetto della seconda lettura, la fede. Ritirarla fuori, rimetterla in campo pienamente. Signore, crediamo, crediamo che Tu ci tirerai fuori da questa prova. Ed è in forza della fede
certamente anche dei nostri mezzi, sia ben chiaro, ma in forza della fede, ci diceva la seconda lettura, noi siamo salvati, non in forza della legge, cioè non in forza delle opere, di quello che riusciamo a fare, dei nostri meriti, della nostra bravura, ma in forza della fede che noi siamo salvati. Lo diceva chiarissimamente, ripetutamente alla seconda lettura, e vale anche in questo frangente, che non significa dire che noi ci mettiamo allora con le mani conserte e tu Dio risolvici questo grosso problema, no, noi ci diamo da fare, ma sappiamo, lo sperimentiamo, che questo grosso problema, nonostante noi mettiamo in campo mille mezzi, non riusciamo a venirne a capo. Non riusciamo a venirne a capo. Ieri sera ho letto un messaggio sempre su WhatsApp, un video per la verità su WhatsApp, che non voglio farlo diventare questo che dico adesso fideismo, però anche questo, siccome sono certo che non è una falsità questo video, si diceva, o meglio si narrava, si raccontava che in Cina la soluzione, o meglio la svolta alla città contagiata, sfugge il nome, Wuhan, certamente c'è stata la quarantena, c'è stato tutto un dispiegamento di forze, però come si spiega che si è riuscito così in poco, in un mese e mezzo, a chiudere questo capitolo? Sembra. Ecco, in questo video si raccontava un fatto che non è arrivato a conoscenza a livello di cronaca, e cioè che si parla di un miracolo, il miracolo del sangue di Cristo, a cui anche le autorità, si diceva in questo video, hanno fatto appello, si sono attaccate, le autorità della città hanno fatto appello, si sono attaccati per avere un aiuto, una mano. E inspiegabilmente, e quello che noi diciamo, come è possibile, come sono riusciti loro così a metterlo subito sotto controllo? Ecco, si parla di un miracolo proprio lì, in forza della fede nel sangue di Cristo, nella potenza redentiva, salvifica del sangue di Cristo. Ecco, la fede siamo chiamati a ritirare fuori, a rimettere in campo, a riesprimere, a chiedere a Dio di farla come quel capo della sinagoga, se non ricordo male: Signore, credo, ma accresci la mia fede. Ecco, questa fede noi adesso la vogliamo anche esprimere a Dio attraverso le preghiere che gli rivolgiamo, per l'intercessione di San Giuseppe. Fratelli e sorelle, nella solennità di San Giuseppe, rivolgiamo a Dio nostro Padre, dicendo insieme: santifica il tuo popolo, Signore. Santifica il tuo popolo, Signore. Padre, benedici la Chiesa per l'intercessione di San Giuseppe, la Chiesa e tutto il mondo. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Padre, concedi la sapienza dello Spirito a tutti i Vescovi, in particolare al Papa, perché sappiano riconoscere i segni del tuo intervento. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Padre, illumina i responsabili dei popoli, i governanti, soprattutto in questo frangente di storia difficilissimo da guidare nelle scelte importanti da fare, che tutti i governanti di tutti i popoli devono fare. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore.
Padre, continua a donare alla tua famiglia persone che ti servono nell'obbedienza, nella giustizia e nella fedeltà. Preghiamo, santifica il tuo popolo, Signore. Padre, soccorri chi è provato dalla mancanza di lavoro, dalla disperazione, dal fallimento, da questa epidemia. Soccorri soprattutto i lavoratori nel campo sanitario. Preghiamo, santifica il tuo popolo, Signore. Padre, insegnaci a custodire in noi, attorno a noi, la presenza del tuo Figlio. Preghiamo, santifica il tuo popolo, Signore. Padre onnipotente e santo, che riveli agli uomini il tuo disegno d'amore, fa che accogliamo il Signore Gesù Cristo nella nostra vita. Egli è il compimento della tua promessa e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Servizio sacerdotale e donaci la stessa fedeltà e purezza di cuore che animò San Giuseppe nel servire il tuo unico figlio nato dalla Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta.
è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità di San Giuseppe. Egli, uomo giusto, da te fu prescelto come sposo di Maria, Vergine e Madre di Dio. Servo saggio e fedele, fu posto a capo della Santa Famiglia per custodire come padre il tuo unico figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo, Signore nostro. E allora noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, Gesù prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Gesù prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete
e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo tenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santo Stefano da Nicea e tutti i santi che sono nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, che oggi festeggia il suo onomastico, il Collegio Episcopale, tutto il clero chiamato alla paternità spirituale, e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera dell'umanità intera in questo tempo di prova, dell'umanità anche che si unisce a questo sacrificio, anche se solo spiritualmente. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi, soprattutto quelli provati nel dolore, nella malattia. E accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti. Accogli tutti i nostri papà che sono già nell'eternità del tuo regno, che in pace con te hanno lasciato questo mondo. E concedi anche a noi di ritrovarci un giorno insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora, guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace al nostro mondo, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre più liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. In questo momento proviamo un po' a rimetterci in sintonia con l'esperienza di San Giuseppe, da quel momento di tumulto, di dramma che stava vivendo, quelle parole che Dio gli manda attraverso l'angelo, gli fanno ritrovare la pace. Non temere, non temere. E la pace di nuovo del Signore di nuovo ritorna nel suo cuore. Questo è il senso del dono della pace. Quando vi dico adesso la pace del Signore, è questo, che la pace del Signore, come per San Giuseppe, sia anche in voi, anche se siamo nel dramma, nella prova. La pace del Signore sia con tutti voi e con il tuo spirito. Agnel. Non temere, Maria.
Proteggi sempre la tua famiglia, Signore, che è nutrito alla mensa del pane di vita, nel ricordo gioioso di San Giuseppe, e custodisci in noi i doni del tuo amore di Padre, per Cristo nostro Signore. Amen. Iniziamo adesso il momento dell'adorazione eucaristica, faremo solo una mezz'oretta, sono già le 6:30. Questa mezz'oretta, tra l'altro, pregheremo anche i Vespri in onore di San Giuseppe. Alle 7 interrompiamo con la benedizione e poi invito, sollecito a vivere insieme questa sera alle ore 21 la preghiera del Rosario per l'Italia, in tutta Italia, penso anche oltre. Abbiamo la possibilità di pregare insieme per chiedere il dono anche attraverso l'intercessione di Maria, sposa di Giuseppe, di San Giuseppe, chiedere il dono della liberazione da questa epidemia, dalla guarigione. Ecco, allora facciamo notare proprio come famiglia, a casa, di stare insieme uniti in preghiera questa sera. Sentirete come c'è stato indicato, le campane suonare alle 9:15 e poi chi vuole anche unire anche il segno esterno dalle proprie case o un cero acceso oppure un segno bianco messo alla finestra, al balcone, anche questo è un piccolo segno, però l'importante è che ci sia la preghiera. E poi invito per chi può e vuole, se la sente, domani è stato suggerito sempre per questa intenzione di preghiera il digiuno, fare un po' di digiuno, proprio perché la nostra preghiera sia ancora più forte, più potente, quando è unita anche alla penitenza, al digiuno. Tenete presente anche questa indicazione. Noi domani faremo sempre il solito momento del Rosario, della Messa,
e poi dopo la messa, con l'adorazione eucaristica, ci sarà anche la Via Crucis. Iniziamo con il canto l'adorazione eucaristica. Santissimo e divinissimo sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni verso il mio aiuto, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Giuseppe ritrovarono Gesù nel Tempio, in mezzo ai maestri della legge. Li ascoltava e li interrogava. Signore, chi abiterà nella tua terra? Chi dimorerà sul tuo santo monte? Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente. Ti non dice calunnia con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma ora chi teme il Signore? Anche se giura il suo danno non cambia, se presta denaro non fa usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo resterà saldo per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gesù nel Tempio, in mezzo ai maestri della legge, li ascoltava e li interrogava. Figlio, perché hai fatto questo? Con ansia tuo padre e io ti abbiamo cercato. Beato l'uomo che teme il Signore e ritrova grande gioia nei suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza dei giusti sarà benedetta. Onore e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, buono, misericordioso e giusto. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, il giusto sarà sempre ricordato. Gesù tornò a Nazaret, era docile e obbediente a Giuseppe e a Maria. Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente, giuste e veraci le tue vie, o re delle genti.
abbracciate. Fatela di cuore come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che quale ricompensa riceverete dal Signore l'eredità. Servite a Cristo Signore. Sempre più il tuo figlio fatto uomo per la nostra salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, ascoltaci.
Tu che nutri gli uccelli dell'aria e vesti i gigli del campo, dona a tutti gli uomini il pane quotidiano. Padre nostro, che sei nei cieli, ascoltaci. Hai affidato alle nostre mani l'opera della tua creazione. Concedi agli operai, agli artigiani, ai contadini un'adeguata ricompensa delle loro fatiche. Padre nostro, che sei nei cieli, ascoltaci. O fonte di ogni santità, che chiami tutti gli uomini a configurarsi a te, concedi a noi, per intercessione di San Giuseppe, di camminare in santità e giustizia tutti i giorni della nostra vita. Padre nostro, che sei nei cieli, ascoltaci. Guarda con bontà i moribondi e ai defunti. Fa che siano eternamente felici con Gesù, Giuseppe e Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, ascoltaci. A conclusione della nostra preghiera della sera, diciamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Sostiamo un paio di minuti in silenzio davanti al Signore, poi faremo un canto di adorazione e invocheremo e accoglieremo la benedizione di Gesù attraverso Gesù Eucaristia. E lo stiamo
mia. Io ti adoro, silenzioso Dio, che mi hai creato con immenso amore e inviti l'uomo nella casa tua, alla tua mensa nell'intimità. Cristo Gesù per noi, e per l'eternità, l'anima ci darai. All'inizio sarai vita, Cristo Gesù per noi. Tu sazi l'uomo con la vita tua, un infinito dentro le creature, e l'uomo sente e vede il volto vero di un Dio che vive nell'umanità. Cristo Gesù. Yeah.